Ben ritrovati con questo nuovo video nel quale vi voglio mostrare come si può recuperare una cartella home che avete crittografato durante l'installazione di Ubuntu. Come vedete, si tratta di un tema suggerito perché qualcuno di voi un giorno mi ha scritto come si fa a recuperare una home crittografata in caso ci sia qualche problema, perché tu, parlando a me, tu ci hai mostrato come opportunamente si aumenta la sicurezza dei nostri dati salvati sul nostro PC crittografando la home, cifrandola, però non ci hai mai fatto vedere cosa potrebbe succedere in caso di problemi. Avendo i dati crittografati non sono così facilmente accessibili se non possiamo accedere al nostro PC normalmente dopo la partenza del PC, user password, si entra e abbiamo i nostri dati in chiaro. Se così non succede, o meglio, se il nostro PC per un qualsiasi problema non può più partire in questo modo normale, noi ci ritroviamo con la nostra home, ovvero con il contenitore di tutti i nostri dati. Non accessibile, o meglio accessibile, ma in un formato non leggibile, perché appunto crittografato. E quindi possiamo dire che il sistema che abbiamo adottato per aumentare la sicurezza dei dati sul nostro PC, in un certo senso ci si ritorce contro in caso di problemi, perché anche noi stessi non possiamo avere accesso immediato ai nostri stessi dati. E allora ecco che colgo l'occasione di registrare questo video per mostrarvi appunto come si può fare a recuperare, o meglio, a rendere i nostri dati leggibili in chiaro, in forma leggibile per noi, da una home criptata, crittografata, qualora il nostro PC non partisse più in modo normale, per un qualsiasi problema tecnico o di software o di chissà che cosa, ecco. Allora, c'è una premessa naturalmente, perché non, come si può dire, non in tutte le situazioni è possibile recuperare la propria home, perché se è crittografata è sicura e quindi bisogna avere quel qualcosa, almeno quel minimo di informazioni necessarie per poterla decrittografare. E il modo più semplice e sicuramente conoscere la propria password di login, ovvero quella che noi inseriamo alla partenza del PC quando ci viene chiesta la password. Almeno quella dobbiamo conoscerla. È il modo più semplice per poi recuperare la nostra home. E con le versioni più recenti di Ubuntu è anche possibile crittografare non solo la home, ma anche tutto l'intero disco del PC. Quindi se oltre alla crittografia della home abbiamo attivato anche la crittografia dell'intero disco, dobbiamo conoscere anche quest'altra password per poter accedere prima di tutto al disco e poi alla home contenuta in questo disco. Quindi dobbiamo conoscere, se sempre ammesso che abbiamo attivato le due opzioni di crittografia della home e del disco, dobbiamo conoscere almeno queste due password. Non dovrebbe essere una cosa difficile, perché per accedere al nostro PC normalmente, quindi poniamo il caso che tutti i giorni spegniamo il PC e lo accendiamo, abbiamo bisogno di usare queste due password per accedere al nostro PC, quindi dobbiamo, direi quasi per forza, conoscerle. Non è un'informazione difficile da avere sotto mano o a mente. E se non si conoscono queste password, ecco, soprattutto quella che applica la crittografia all'intero disco, allora c'è poco da fare. Se non si conosce quella, non si può accedere al disco e quindi non si possono fare i passi successivi. Se non si conosce più, per un qualsiasi motivo, si è scordata la propria password di login, l'alternativa è quella di avere a disposizione la passphrase, ovvero la codifica che viene usata dal sistema di crittografia della home per crittografare i nostri dati. E quindi
che è quella che avremmo dovuto stampare, salvare al di fuori del PC al momento che abbiamo crittografato la home durante l'installazione di Ubuntu. Ecco, che diventa importante quindi avere a disposizione anche questa passphrase nel caso in cui non ci si ricordi più la password di login. Quindi, riassumendo, il modo più facile per recuperare la home, come vedremo fra un attimo, è quello di conoscere la propria password di login e quella eventualmente dell'intera crittografia del disco intero. Se proprio proprio non si conosce più, si è dimenticata la password di login, bisogna perlomeno avere la passphrase, ovvero quel codice che vi posso anche mostrare, in questo caso nella mia macchina virtuale di dimostrazione. La chiave di crittografia della home, che è poi questo codice lungo, lo vedete qui. Quando voi installate Ubuntu e crittografate la vostra home, alla fine dell'installazione vi viene sempre segnalato di stamparvi separatamente dal PC questo codice perché può sempre essere necessario averla a disposizione proprio appunto in caso di difficoltà. Ecco. Quindi la premessa è che una o due password o una codifica della crittografia dobbiamo comunque conoscerle. Senza questa premessa è inutile andare avanti, la nostra home è persa, diciamo così. Quindi passiamo al procedimento pratico. Preso atto che abbiamo queste informazioni a nostra disposizione, possiamo procedere. Procedere come? Facciamo partire il nostro PC con una penna USB o un CD, e avviamo una sessione di Ubuntu Live, ovvero quella di prova che sappiamo benissimo ormai che Ubuntu prima di installarlo lo possiamo provare senza installarlo, facendolo girare nella memoria del PC. E qui ho preparato una macchina virtuale per questa dimostrazione, per questo esercizio e l'ho già fatta partire come fosse una sessione live. In realtà, scusate, vedete qui che questa macchina virtuale ha installato Ubuntu 12.10 su un suo disco fisso, come se fosse il nostro disco vero del PC, addirittura altri due dischi connessi, però ho fatto partire questa macchina virtuale inserendo un CD oppure simulato una penna USB e ho fatto partire la sessione live di Ubuntu 13.10 su questa macchina virtuale. Ecco, questi tre dischi, che è come se fosse il nostro PC vero con tre dischi fissi in estate nel nostro PC, li si vede qui sul launcher. Vediamo un po', faccio un po' di posto, ecco qua. Eccoli qua, vedete qui le tre icone dei tre dischi, di cui una vedete che ha un lucchettino e c'è scritto 32 GB encrypted. Perché? Perché in questa macchina virtuale non ho crittografato solo la home, ma ho anche crittografato l'intero disco. Questo proprio per mostrarvi l'esercizio completo, per darvi una dimostrazione completa di recupero della home. In una situazione proprio, diciamo, di sicurezza massima, di crittografia massima, ho creato questa macchina virtuale con i due livelli di crittografia, quindi l'intero disco più la home all'interno di questo disco, che è poi questo con il lucchettino. Quindi questo disco da 32 GB è proprio quello, il disco principale di questa macchina virtuale, che è poi questo, vedete, 30 giga, questo qua. Ecco, quindi in questo momento ho già operato accendendo il nostro PC, diciamo così, e facendolo partire con una sessione live di Ubuntu. Quindi questo primo punto l'ho già fatto. Vedete qua dietro la macchina virtuale già accesa e pronta. Poi verificare che il disco del PC, quindi quello principale dove è situata la home che vogliamo recuperare, sia montato. Ecco, montato vuol dire che sia accessibile. Nel nostro caso, essendo un disco crittografato, non è montato, è solo visto dalla sessione live, ovvero la sessione live di Ubuntu si accorge che nella macchina, diciamo così, vera che ci sta dietro, sono presenti tre dischi fisici,
ma non ne ha montato nessuno perché non abbiamo fatto clic su nessuno. In più, quello che ci interessa è crittografato. Quindi, se facciamo clic su questo disco, ci viene chiesto la password per sbloccare questo disco. Vedete? Enter passphrase to unlock the volume. E qui dobbiamo inserire la password che abbiamo impostato per crittografare l'intero disco. Adesso andiamo a vedere qual è in questa macchina virtuale. Dunque, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, chiave per la sicurezza per crittografia dell'intero disco è Quantal 2012, quindi inserirò questa password. Quantal 2012. Ok. E poi facciamo connect. Ed ecco che il disco adesso è accessibile. Vedete, è sparito il lucchettino perché il disco adesso è, come dire, in forma decrittografata. Proviamo a accedere a questo disco. Lo facciamo montare. Ecco che adesso è montato. Eccolo qua, il nostro disco principale del nostro PC di 30 giga. Vedete che il sistema è ora leggibile in chiaro, cioè in forma leggibile per noi esseri umani, non è più crittografato, ma vedete che il sistema sul nostro PC principale adesso è disponibile e accessibile. In mezzo a tutte queste cartelle c'è naturalmente la nostra home, che poi è quella che ci interessa, però vediamo che non possiamo accederci perché è crittografata la home. In questo momento non possiamo accederci, non abbiamo ancora raggiunto il nostro scopo. Allora, andiamo avanti nella nostra scaletta. Quindi verificare che il disco del PC sia montato. Quindi in questo caso abbiamo decrittografato, sbloccato il disco e l'abbiamo montato, quindi adesso è accessibile. E poi dobbiamo aprire un terminale con due schede. Io l'ho già aperto qua dietro, eccolo qua. Per ora ci ha aperto una scheda sola, quindi vado sul menu File, Open Tab, ovvero apri scheda, fosse in italiano sarebbe apri scheda, così nel terminale sono disponibili due schede. Allora, in una scheda apriamo Nautilus come root con questo comando sudo Nautilus, ovvero il file manager, quello che io ho aperto qui come user normale. Lo chiudo perché adesso lo riapro immediatamente. Quindi ci prepariamo una finestra di Nautilus con i diritti di amministratore. Poi vedremo perché serve. Allora, lo apriamo. Eccolo qua. Quindi, adesso abbiamo a disposizione una finestra del file manager esattamente come prima, però con i diritti di amministratore. E qui cosa vediamo adesso? Vediamo che la nostra cartella home, quella che mi interessa a me di utente Nicola nel mio PC, è crittografata. E qui mi mostra le classiche due icone che mi dice che per accedere ai miei dati privati devo sbloccare la home. Ok? Quindi per il momento non abbiamo ancora raggiunto il nostro scopo, siamo ancora a metà strada. Lasciamo aperta la finestra di Nautilus con diritti di amministratore e passiamo sull'altra scheda per poter lavorare. Cosa facciamo? Adesso usiamo il comando necessario a recuperare la nostra home. Quindi impostiamo nel terminale questo comando per essere eseguito. Quindi vedete che bisogna anteporre l'esecuzione come amministratore, ovviamente, e poi c'è questo comando encryptfs recover, che vuol dire recupera, private, che vuol dire la mia cartella privata. Allora, impostiamo il comando. FS, scusate, tastiera americana. Okay, sono entrato in sessione live e non c'è la mia solita tastiera, devo stare attento a come scrivo. Voilà.
Quindi sudo encryptfs recover private. Facciamo enter. E lui, questo comando, si occupa lui di cercare se ci sono delle home, uno o più home, crittografate sul nostro sistema. Vedete che qui dice che sta cercando e può impiegare un po' di tempo questa ricerca, quindi dobbiamo avere pazienza, aspettare. Aspettare finché non ci arriva una risposta da questo, dal lavoro che sta facendo questo comando. Quindi aspettiamo. Spero non ci metta troppo, ho sempre il dubbio se mettere in pausa il video o no in questi casi, ma dalla prova che ho fatto non mi sembrava ci mettesse proprio tantissimo, tantissimo. Comunque, ma magari metto in pausa il video, ci vediamo, ci sentiamo fra un attimo quando ho finito di fare la ricerca, questo comando. Ah, ecco. Ha già finito in realtà, non ho neanche fatto tempo a mettere in pausa il comando che in realtà ha finito, mi sembrava di ricordare che non ci mettesse tantissimo, eh? Allora, lui ha trovato che su uno dei dischi montati, quindi noi ne abbiamo montato uno solo, quello principale del nostro PC, ha trovato che c'è in realtà, effettivamente esiste questa Nicola.private, quindi la mia cartella crittografata. Lui mi dice: vuoi provare a recuperare questa directory? Io dico sì, perché è proprio il nostro scopo. Quindi rispondiamo con un yes, maiuscolo, sì, uguale, yes, comunque facciamo enter. E lui dice che ha trovato che sullo stesso disco c'è anche la passphrase, ovvero quella codifica che ci permette di crittografare e decrittografare la home, l'ha trovata e quindi cosa ci chiede? Il metodo più semplice per recuperare la nostra home ci dice qual è la tua password di login. Quando tu accedi al PC cosa usi come password? E noi mettiamo la nostra password, vediamo qual è per questa macchina virtuale, perché è un po' che non la uso, non me la ricordo. Ecco, la password di login è semplicemente Quantal, quindi devo usare questa password. Torniamo qua. Facciamo Quantal. Ah, ops, scusate. Prima devo mettere yes, naturalmente. Lui mi chiede: conosci la tua password di login? Sì. Accidenti alla tastiera americana. Sì. E quindi mi dice: ok, dammela. Quindi sì che metto Quantal. E faccio enter. Ok. Una volta fatto enter, lui fa il suo lavoro. E dice info, successo, sono riuscito a sbloccarti la tua cartella home privata e te la ritrovi qua. Ecco qua. Quindi noi dobbiamo andare nel nostro file manager che abbiamo opportunamente aperto prima. Qui magari nascondo un attimo la scaletta. Allora andiamo a vedere dove dobbiamo andare. Nella cartella TMP, quindi andiamo nella cartella TMP, ma non. Naturalmente non la cartella TMP del disco del nostro PC, ma la cartella TMP della nostra sessione corrente qua. Quindi del nostro computer, diciamo sessione live, non la TMP ovviamente del PC vero. Quindi ecco qua la TMP della nostra sessione live. Vediamo un po' come si chiamava. E cryptfs.norr eccetera eccetera, un nome strano, comunque eccola qua. E qua dentro vedete che sono presenti le cartelle che compongono la mia home. Adesso in questa macchina virtuale, francamente, non so, forse c'è dentro poco o nulla in questa home, però vedete che sono in chiaro i documenti. Ecco, vedete qui ci sono alcuni documenti, chissà da quanto tempo che ho creato su questa macchina virtuale. Comunque sono in chiaro e da qui sarà possibile quindi prendere tutti i miei documenti o tutte le mie cartelle della mia home, così per esempio, innestare nel PC un disco esterno, per esempio via connessione USB.
montare questo disco nella mia sessione live, esattamente come abbiamo montato il disco principale del PC, uno di questi dischi, montarlo e copiare da questa TMP e CryptFS, quel nome strano qui, copiare fuori tutti i miei dati. A questo punto, quindi, se ho un grave problema sul mio PC che non riesce più a partire per un qualsiasi motivo, grazie a questa procedura, che avete visto tutto sommato semplice, io posso perlomeno accedere temporaneamente ai miei dati della home, ai miei dati originali, ai miei documenti privati e tutto in chiaro, quindi leggibili, fare un bel copia e incolla su un disco esterno e salvarmi i miei dati. Dopodiché, se il mio PC è irrecuperabile, posso tranquillamente reinstallarlo, quindi perdendo tutti i dati, perché tanto io li ho salvati esternamente. Ok? Perfetto. Adesso, vedete che qui dico appunto che alla fine della procedura, questo comando crea sotto la cartella TMP della sessione live che stiamo usando, appunto una cartella con tutti i nostri dati che possiamo salvarci su un disco esterno USB, per esempio. Ecco. Se invece di aver risposto di sì qua sopra, quando mi ha chiesto la procedura, se conosco la mia password di login, la mia parola di accesso al PC, se avessi risposto di no, allora sarebbe entrata in gioco famosa passphrase, ovvero questa lunga, perché è l'alternativa per poter accedere alla nostra home. Senza di quella, appunto, la nostra home, come ho detto, è persa, come ho detto all'inizio del video. Allora, magari giusto per mostrarvi cosa succede, possiamo rifare il comando. Lui riparte, fa esattamente lo stesso lavoro che ha già fatto qua sopra. Stavolta aspettiamo tranquillamente, visto che non ci mette troppo. Vediamo un po'. Tanto che aspettiamo, dunque, la nostra scaletta è praticamente finita. Ho alcuni link, riferimenti qui che spiegano quello che vi ho appena mostrato. Quindi, se volete dei riferimenti in rete, anche se sono in inglese, mi sembra tutti in inglese, poco male, comunque. Sono dei riferimenti. La nostra scaletta è finita qua praticamente, quindi posso anche iconizzarla. Ecco, siamo arrivati al punto di nuovo qua. Lui dice: ok, ho trovato che hai una cartella private che puoi recuperare. Vuoi recuperarla? Gli dico di sì. Conosci la tua password di accesso al PC? No, che ne so, sono andato in panico, non me la ricordo più. Stavolta rispondiamo di no, vediamo come reagisce il comando. E lui mi dice: ok, non la conosci, però devi avere la tua passphrase originale per poter ristabilire la tua cartella di home. E questa passphrase, ti dicono anche, poi quella che ti avevamo detto a suo tempo di salvarti a parte, al di fuori del PC. E quindi dovrebbe essere una stringa lunga 32 caratteri, che consiste in caratteri e lettere, numeri e lettere, e devi inserire quella. Quindi questa è l'alternativa, diciamo, un po' meno pratica della semplice password che usiamo tutti i giorni per accedere al nostro PC, perché ovviamente qui bisogna inserire 32 caratteri in modo corretto. E adesso, giusto proprio per dimostrazione, per esercizio, ci provo a inserire tutta questa roba, dove dovrebbero essere 32 caratteri. Spero di riuscirci anche con la tastiera americana. Spero non ci siano caratteri che non sono messi allo stesso posto, però proviamoci. Dunque, 7. No, sono messo qua. Sì, speriamo di non aver fatto pasticci. Comunque, il principio è uguale alla puzzle, tanto che è un po' più scomoda e più lunga da inserire. 7 F 4 1 8 8 0 8 B 7 1 C 1 2 2 A 25 D A 6
7 3 D 3 C E 1 5 3 2 9. Sempre ammesso che sia riuscito a inserirla giusta, facciamo enter e vediamo cosa ci dice. Ok, wow, è andata bene. Vedete, dice successo, sono riuscito a sbloccarti la tua cartella privata. E stavolta te l'ho messa qui, sempre sotto TMP, e quindi mi ritroverò con gli stessi. Aspetta, qui togliamo dai piedi quella cartella, quella finestra. Quindi torniamo su di un passo, cartella TMP, e vedete che ne è apparsa un'altra identica praticamente, con dentro la nostra home, né più né meno che con l'altro sistema. E qui appunto, sempre con il nostro disco USB esterno, posso fare un bel copia e incolla di tutte le mie cartelle, di tutti i miei dati recuperati. Può sembrare un po' macchinoso magari dover inserire alla peggio questi 32 caratteri, però sarete d'accordo con me che piuttosto che perdere i miei dati, che sono irripetibili, i miei dati sono una cosa unica, ben volentieri sto qui ad inserire, a digitare 32 caratteri piuttosto che perdere i miei dati. Quindi avete visto che non è per niente difficile, tutto sommato, recuperare la nostra home. Grazie a una sessione live di Ubuntu possiamo fare in modo di avere i nostri dati in chiaro da copiarci da un'altra parte e poi ricominciare a ricreare il nostro PC. Ecco, con questo ho concluso. Diciamo pure questa volta che spero che questa procedura non sia mai necessaria per nessuno, perché vuol dire che fosse necessaria ci sarebbero stati dei problemi. Quindi spero che non serva a nessuno, però questo video potrebbe sempre venire utile a qualcuno proprio in casi estremi, sfortunati, di problemi più gravi di quelli che possono succedere normalmente, quindi che con un PC irrecuperabile. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!